Le riserve di gas e petrolio stanno esaurendosi, ma anche se così non fosse, il cambiamento climatico in atto rappresenta una ragione sufficiente per la ricerca di nuove sorgenti energetiche. È proprio in questo ambito che si pone l'ultima report del pannello intergovernativo degli esperti sui cambiamenti climatici delle Nazioni Unite, l'IPCC, denominato Relazione speciale sulle fonti energetiche rinnovabili. Essa, frutto del lavoro di oltre 100 scienziati, essa rappresenta l'analisi attualmente più esaustiva sul futuro delle energie rinnovabili. Presenta 164 diversi scenari che tengono conto dell'incremento demografico, del reddito pro capite e dei rapporti costi-benefici che caratterizzano le diverse tecnologie verdi. Secondo lo scenario più ottimista, entro il 2050 l'80% del fabbisogno energetico mondiale potrebbe essere garantito da sorgenti di tipo rinnovabile, in particolare fotovoltaico ed eolico, senza dimenticare però geotermico, idroelettrico, le fonti dovute alle bioenergie e anche all'utilizzo delle correnti oceaniche. Si tratterebbe di un avanzamento di tipo titanico se pensiamo che nel 2008 solamente il 13% del fabbisogno energetico mondiale era prodotto attraverso l'utilizzo di fonti rinnovabili. Se ciò avvenisse, si otterrebbe anche il taglio di un terzo delle emissioni di gas serra previste e a sua volta ciò permetterebbe di mantenere l'innalzamento della temperatura globale al di sotto di 2 gradi Celsius, raggiungendo così uno degli obiettivi previsti dal vertice sui cambiamenti climatici che si è tenuto a Cancun nel dicembre 2010. Inoltre, se ciò avvenisse, si potrebbe pensare a un futuro low carbon senza passare attraverso il nucleare. È di questo che parliamo con Maria Grazia Medulla, responsabile per clima ed energia del WWF Italia. Oggi ci sono moltissimi studi che dimostrano che si può fare a meno dei combustibili fossili e nel contempo del nucleare e avere un'energia completamente, diciamo così, soddisfatta dalle fonti rinnovabili. Oltre allo studio dell'IPCC c'è anche uno studio del WWF. Che dimostra che il 100% di energia rinnovabile entro il 2050 è possibile con le tecnologie esistenti oggi, ma noi ci auguriamo che entro il 2050 ci saranno delle nuove tecnologie perché abbiamo visto che adesso che si comincia a investire seriamente sulle rinnovabili, i salti tecnologici sono all'ordine del giorno e del mese. Come giungere quindi a un simile traguardo? Nessuna bacchetta magica, solamente una scomoda verità. Il futuro delle energie rinnovabili passa attraverso una precisa scelta politica. Infatti, il report prevede la necessità di investimenti di circa 5 miliardi di dollari entro il 2020 e 7 miliardi di dollari nella decade successiva per raggiungere questi obiettivi. Si tratterebbe, secondo il presidente dell'IPCC, Rajendra Pahauri, di un investimento pari all'1% del prodotto interno lordo mondiale all'anno. Anche il cittadino comune può fare qualcosa in questo senso. Il cittadino può fare tantissime cose. Innanzitutto il cittadino può giudicare i politici in base alla loro capacità di futuro. Si svolgeranno tra pochi giorni delle elezioni amministrative. Noi dobbiamo giudicare i nostri amministratori rispetto alla capacità che hanno di affermare il futuro. La buona notizia è che anche senza una precisa scelta politica, il report prevede un aumento dell'utilizzo delle energie da fonti rinnovabili legato a un miglioramento di tipo tecnologico che consentirebbe un abbassamento dei costi che attualmente non sono esattamente sul mercato. Ciò in particolare potrebbe avvenire anche sulla spinta di una monetizzazione dei costi legati all'inquinamento e ai cambiamenti climatici. Se tutto ciò di cui sto parlando è solamente al momento attuale uno scenario possibile, possiamo però ricordare che il sommario per i decisori politici, prodotto all'interno di questo progetto dell'IPCC, è stato pochi giorni fa,
accettato dalla maggior parte dei governi mondiali e rappresenta quindi ad oggi la base di partenza per le scelte politiche ed energetiche nazionali, ma anche internazionali di organi quali appunto proprio le Nazioni Unite e la Banca Mondiale. Staremo a vedere.